La ricetta che faremo oggi, come avete visto, è la pizza istantanea, senza glutine, senza lattosio, ideale anche per chi è allergico al nickel, quindi io vi lascio la ricetta e buona visione. Gli ingredienti per una pizza al piatto sono 160 g di farina di riso, 20 g di amido di riso, o chi non è allergico al nickel può utilizzare 20 g di amido di mais, oppure chi non è celiaco può utilizzare 20 g di farina 00. Un cucchiaino di crema al tartaro unito con meno di mezzo cucchiaino di bicarbonato, oppure potete sostituirlo con un cucchiaino abbondante di lievito, anche quello per dolci, purché non contenga la vanillina, ma io vi consiglio di utilizzare crema al tartaro e bicarbonato perché il crema al tartaro è un lievito nettamente superiore. 3 g di sale, un cucchiaio d'olio extravergine d'oliva e 140 ml di acqua tiepida. Per condire la pizza invece io utilizzerò una zucchina grattugiata, l'ho grattugiata molto finemente con la grattugia, semplicemente l'ho condita con olio e sale, è cruda la zucchina, e una mozzarella senza lattosio. Iniziamo a preparare la pizza, prendete la farina di riso, ci aggiungete l'amido di riso, il cremor tartaro unito con il bicarbonato precedentemente, il sale e... Adesso ci aggiungete il cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, tutto all'interno, e l'acqua tiepida, così. E amalgamate il tutto anche con l'aiuto del cucchiaio, semplicemente. Una volta amalgamato il tutto e aver ottenuto questa consistenza collosa, diciamo, prendete una teglia da forno. Io ho scelto questa tonda semplicissima da pizza classica, eccola questa qui, ci metto sopra la carta forno e vado a dare la forma tonda all'impasto. Io vado a stendere l'impasto aiutandomi con un leccapentola, perché altrimenti potete farlo anche con le mani ma vi si attaccherà tutto alle mani, a un certo punto dovrete utilizzare il leccapentola per dargli la forma tonda. Una volta formato il cerchio, insomma la forma della pizza, vado a chiudere gli eventuali buchini con le mani, picchiettando l'impasto con le mani, con le dita, semplicemente così chiudo tutti gli eventuali buchini che si sono formati e creo una base liscia e omogenea il più possibile. Una volta formata la base, come vedete, bella precisa, una bella pizza al piatto, vado ad aggiungerci le zucchine, scusate, che ho già condito con l'olio e il sale. Voi ovviamente ci potete aggiungere le spezie se vi va come volete. Vi ricordo che le zucchine sono crude, le ho semplicemente grattugiate con la grattugia perché si cuoceranno nel forno. Quindi riempio la pizza. Una volta pronta, la pizza la porto in forno a 180 gradi, forno preriscaldato e statico, mi raccomando, quindi 180 gradi per 15 minuti. Trascorsi 15 minuti, aggiungete adesso la mozzarella tagliata a pezzettini e riportate la pizza in forno, sempre a 180 gradi, sempre forno statico, per 5-10 minuti. Questo dipende molto dal vostro forno, quindi controllate voi la cottura. Trascorsi altri 5-10 minuti, la pizza, come vedete, è pronta. Ci aggiungete un filo d'olio e la potete mangiare. Qui, io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Come potete immaginare, la pizza l'ho fatta sulla base dell'altra pizza istantanea senza glutine, eccetera, eccetera, che avevo fatto, quella in padella.
che vi lascio la foto qui e comunque il link nella i qui sopra, che vi era piaciuta tantissimo. Ne ho voluta fare questa versione che viene un po' più bassa, da fare al forno e non in padella. Ovviamente invece chi vuole una pizza istantanea nella versione al forno può vedere quella pizza lì. Comunque io tutte le mie pizze istantanee, quella di patate, insomma tutte quelle che ho fatto ve le lascio qui sotto nel box informazioni, così le potete guardare, vedere, scegliere la pizza istantanea che più preferite, o insomma ci sono anche quelle fatte con la pasta madre, ma insomma quella istantanea si fanno prima a farle, queste poi soprattutto è anche senza glutine, quindi chi è celiaco può tranquillamente mangiarla. Quindi io spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta iscrivetevi al canale, lasciatemi un mi piace, un pollice in su se la ricetta vi è piaciuta. Io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!